Il nostro Instant Focus oggi è un vero e proprio approfondimento su qualcosa che forse potrebbe sembrare indigesto, ma dobbiamo assolutamente incamerare dentro di noi. Perché? Perché quando si va a votare, al di là naturalmente di seguire quelle che sono le proposte dei vari partiti e cercare di votare per raggiungere il meglio del paese, incrociando le dita perché in questo momento ne abbiamo bisogno più che mai, bisogna però conoscere anche le questioni un po' più tecniche, come quella che leggete in sovrimpressione, cioè il Rosatellum, la nuova legge elettorale. Ci sono tante prime volte, situazioni che non si verificavano da tanto tempo in questo voto del 25 settembre. Intanto è dal 1919 che non si vota in autunno, è un periodo che si cerca di evitare perché è compatibile con il periodo della legge di bilancio, quindi il governo solitamente è impegnato a far quadrare i conti proprio per la finanziaria, ma in questo caso invece si voterà appunto il 25 settembre. La prima volta in cui avremo un numero di parlamentari quasi dimezzato dopo appunto la riforma, e poi abbiamo questo Rosatellum che sostituisce l'Italicum, che valeva per la Camera dei Deputati, e ancora più in generale il Porcellum, la legge Calderoli, che veniva appunto chiamata, che conosciamo più comunemente come Porcellum. E allora cercheremo di capire quali sono le novità, perché risulta un po' macchinosa questa legge elettorale. Adesso ci dirà tutto, e saluto Alfonso Celotto, professore di diritto costituzionale, Università Roma 3. Professore, buongiorno, grazie per essere con noi. Eccoci, buongiorno. Ben trovato. Allora, intanto mi dica subito una cosa, è vero che è un po' macchinosa questa legge elettorale? Sì, perché stranamente noi faremo sulla scheda una sola croce, un sol simbolo, quindi voteremo una sola volta. Quel simbolo vale per due cose, vale per il collegio uninominale e anche per il proporzionale. Quindi per questo non è una legge immediatamente comprensibile, immediatamente facile. Allora, professore, adesso io faccio vedere, diciamo, più o meno velocemente delle grafiche, dei cartelli che vanno a riassumere le caratteristiche del appunto Rosatellum, e poi do la parola a lei perché avrà il compito di farci una lezione, seppur in breve tempo, però con le questioni principali. Allora, andiamo a vedere il Rosatellum. La nuova legge elettorale prevede un sistema misto maggioritario e proporzionale. Dopo il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, il loro numero passerà da 945 a 600, ricordiamo i deputati da 630 a 400 e senatori da 315 a 200. Come funziona la legge elettorale? Si basa su un sistema misto, i 5 ottavi dei parlamentari verranno votati con il sistema proporzionale, la parte rimanente con quello maggioritario. I collegi maggioritari sono 74 per il Senato, 147 per la Camera. Al Senato sono assegnati 122 seggi nei collegi plurinominali con metodo proporzionale, alla Camera 245. Al Senato vengono assegnati 4 seggi nella circoscrizione estera, alla Camera 8. Il sistema maggioritario, andiamo a vedere cosa si intende: ogni partito o coalizione designa un solo candidato e il suo nome viene riportato in cima a ogni sezione della scheda elettorale. All'interno di ogni collegio vince un unico candidato. Invece il sistema proporzionale: dai 49 collegi plurinominali della Camera saranno eletti 245 deputati, dai 26 del Senato 122 senatori. Verranno assegnati proporzionalmente ai voti ricevuti dalle forze politiche di cui fanno parte. Esisteranno, ci saranno anche delle soglie di sbarramento, perché la nuova legge elettorale prevede appunto delle soglie sotto le quali un partito o una coalizione non potranno eleggere i propri rappresentanti. Parliamo del 3% per i partiti, il 10% per le coalizioni. Come si vota? Si vota con due schede, una per la Camera dei Deputati, una per il Senato. Comprensive, ecco quello che diceva il professore poco fa, sia della parte uninominale che di quella plurinominale. Già ci è venuto mal di testa, professore. Allora, da dove vogliamo cominciare? Appunto, lascio a lei la scelta. Questo è uno schema, giusto per avere le informazioni sotto gli occhi principali. Sì, lo schema era fatto bene, e che il sistema è complicato e quindi è difficile spiegarlo. Allora, andiamo in ordine. Prendiamo il Senato, partiamo con un esempio. Il Senato elegge 200 senatori, un terzo, quindi 74, sono collegi uninominali. Quindi l'Italia è divisa in 74 circoscrizioni, cioè 74 pezzi. Lì si elegge un senatore. Le regioni più piccole, le medio piccole, l'Umbria, il Friuli,
eleggono un senatore, quindi l'intera regione elegge un senatore. Poi quello stesso voto, quindi io voterò soltanto per un partito o un candidato, quello stesso voto vale anche per il riparto proporzionale, cioè per i partiti collegati. A quel punto, quindi, restiamo nel Friuli, gli altri due senatori saranno eletti con i partiti che proporzionalmente hanno avuto più voti e quindi saranno scelti nell'ordine i candidati del listino che noi comunque troveremo. Quindi ripeto, io voterò in Friuli, voterò o il centrodestra, il centrosinistro, il centropolo o il terzo polo che hanno un candidato, Manuela, Antonio, Giovanna, voterò quella persona. Chi prende più voti maggioritario vince, quegli stessi voti valgono anche nel riparto proporzionale. Quindi è un sistema un po' complicato. Mi raccomando, una croce su ogni scheda. Io posso votare o il partito o il candidato, non posso votare tutte e due, altrimenti la scheda è nulla. Ecco, professore, quanti errori si prevede ci saranno? Perché poi già a volte è facile sbagliare, poi quando c'è la novità e soprattutto quando c'è questa, chiamiamola complicazione come l'abbiamo definita, la soglia di errore, di sbagliare si fa più ampia, immagino, no? Sì, è la seconda volta che si vota così, quindi l'errore non sarà altissimo. Pensi un po', a proposito di errori, quando si votò il 2 giugno 46 la scheda addirittura era autoincollante, quindi bisognava bagnarla con la saliva e chiuderla. Tra le raccomandazioni elettorali c'era alle donne: non mettete il rossetto prima di votare, perché altrimenti bagnando la scheda potreste sporcarla e diventa nulla. Pensi un po' che raccomandazione incredibile che viene fatta allora per non sporcare la scheda. Invece adesso, se io metto due croci, la scheda è invalida, cioè se io voto sia il candidato col nome sia le liste collegate è invalida. Io devo votare o la lista collegata oppure devo votare il candidato. Questa è una cosa importante. Ovviamente alla Camera, ovviamente al Senato. Il sistema è praticamente identico nelle due Camere. E cosa importante, anche l'età elettorale è identica, perché per la prima volta al Senato voteranno i diciottenni, cosa che invece prima non accadeva. Quindi andiamo sempre più verso un bicameralismo perfetto, verso Camere uguali. È vero, è vero. Beh, poi c'è la novità del taglio dei parlamentari, insomma. Cosa ne pensa rispetto a questo? Che diciamo che è un cavallo di battaglia che, insomma, ha fortemente portato avanti sempre il Movimento 5 Stelle, poi attraverso il referendum è stato votato. Cambierà davvero qualcosa? Cioè, come la vede? Come la vede lei questo taglio? Guardi, commentiamolo fra un anno quando vedremo gli effetti quali sono stati. Certo, per ora c'è una cosa, ci sarà meno rappresentatività. Citavamo l'Umbria, le Marche, il Friuli, la Liguria, avranno 3-4 senatori al massimo, che sono veramente pochi per territori così ampi. Quindi noi diminuiamo la rappresentatività, aumentiamo il peso del singolo senatore e quindi renderemo molto probabilmente più difficile ottenere le maggioranze in Parlamento. Mm-hmm. Questo c'è anche meno varietà, diciamo così, perché poi se ci sono più referenti ovviamente si può ampliare anche il raggio d'azione. Esattamente, vede, è quello il pluralismo. Esatto. Cioè, d'altra parte, il Friuli di cui oggi stiamo parlando è il Friuli a 4 province, ogni provincia vuole avere il suo referente sul territorio, invece no, non le può avere perché ne avrà soltanto 3. Certo. E quindi noi stiamo perdendo rappresentanza. È una polemica inutile farla adesso perché si è già conclusa nel 2020 con la modifica costituzionale e il voto. Tutto questo lo facciamo per risparmiare una ventina di milioni l'anno, che considerando che noi abbiamo una spesa pubblica, come lei ci spiega bene, di oltre 1.000 miliardi, è veramente poca cosa. No, allora diciamo che esatto, allora poi se nessuno dice che non sia giusta questa nuova modifica, come ha detto lei professore, probabilmente lo diremo tra un anno cosa e quanto ha portato. È anche vero che, lo dico con una battuta, visto che in questo momento stiamo cercando le risorse per come dire, cercare di risollevare l'economia, beh, evidentemente questo taglio non serve, perché altrimenti potremmo attingere già da questo taglio dei parlamentari. Insomma, è chiaro che le spese a livello pubblico sono ben più ampie rispetto a quelle che sono le spese di tutti i giorni, che ci sembrano enormi, no? Però va fatta la giusta proporzione. Ricordiamola a tutti che sanità, previdenza, assistenza costano centinaia di miliardi ogni anno, esatto. E per cui stiamo parlando di 20-30 milioni, ecco, questo è esatto, diciamo che forse bisognava più agire sul controllo del lavoro, un po' come avviene in una qualsiasi azienda, impresa, cioè se un lavoratore non rende, allora forse bisogna ridimensionarlo. Ecco, forse
bisogna Però c'è una guardare. cosa interessante, pensi, nel 1861 Sì. si eleggeva un deputato ogni 500 elettori. Oggi, quest'anno, eleggeremo un deputato ogni 116.000 elettori. Questo per far capire il rapporto di rappresentanza, no? È chiaro che uno Certo. su 500 ti conosci personalmente, uno su 100.000 e poi ti senti poco rappresentato. Assolutamente, assolutamente. Quindi allora, sistema elettorale complesso, altra domanda che è molto frequente o che insomma, che secondo me è importante, a cui è importante rispondere. Mescola coalizioni, liste proporzionale o uninominale. La domanda sorge spontanea, quanto conterà veramente il nostro voto? Perché è da anni che diciamo, allora, è giusto andare a votare perché abbiamo un Parlamento di non eletti, sa, no? Le cose che si dicono, finalmente si andrà a votare il 25 settembre, ma quale apporto i cittadini daranno? Cioè, al di là poi del fatto che si possa sbagliare a mettere la croce, ma sceglieremo veramente noi i nostri rappresentanti? Allora, noi scegliamo, il nostro voto vale 1 su 47 milioni, Ecco. quindi è una proporzione veramente piccola piccola, però votare è importantissimo, votare è Sì, un dovere sì, sì, civico, sì, sì. fino al 1993 era anche sanzionato. Ricordiamo che oggi non votare è totalmente libero, però fino al 1993 c'erano delle sanzioni, proprio per favorire la partecipazione. Ricordiamo anche che fino agli anni 70 votava il 90% della popolazione, l'altra volta nel 2018 ha votato il 72%, adesso si teme di andare sotto il 70%. Capiamo bene, chi non va a votare e delega agli altri la scelta, perché se io non voto, il mio voto vale zero, no? Mentre va a votare lei, Emanuela, e lei sceglie. Si sceglie, sì, qualcosa noi scegliamo, perché nel nostro collegio uninominale noi scegliamo, perché nel nostro collegio uninominale troveremo 3, 4, 5 candidati e il mio voto contribuirà a farne vincere uno solo, no? Quindi si vinceranno i collegi con 50.000-60.000 voti, Sì. quindi è importante andare a votare in questo senso e sceglieremo il nostro deputato e il nostro senatore. Quelli dei listini proporzionali sono già scelti, noi li troveremo già stampati sulla scheda e non possiamo scegliere nei quattro nomi, nei due nomi, se noi vogliamo l'uno, il due o il tre. Quelli sono già prestampati. Infatti qualcuno dice, ed è vero, oggi già ci sono circa 100 persone che senza votare sono state elette. Perché? Sì. Perché tutti i capilista proporzionali delle grandi regioni si sa che nelle grandi regioni il PD, Fratelli d'Italia, la Lega, Forza Italia, un posto l'avranno e quindi i capilista sono praticamente già stati eletti. Certo, e questo sì, beh, perché poi c'è chi si divide tra mettere anche le preferenze, no? Per esempio nelle politiche invece ci sono solo le amministrative, però anche lì poi ci sarebbero tutta una serie di Però vede, giusto, problematiche. Manuela, la legge elettorale perfetta non esiste. Noi abbiamo avuto le preferenze fino al Esatto, 1987, poi esatto. 92, e ne abbiamo le amministrative con tante polemiche, il voto di scambio, il voto venduto, il voto comprato, quanto costano le preferenze. E ricordiamo, facendo una citazione 100 anni fa, che Gaetano Salvemini accusava Giolitti, che fece il suffragio universale, con un famosissimo libro intitolato Il ministro della malavita. Ripeto, Il ministro della malavita si chiama il libro di Salvemini. Perché? Perché accusava Giolitti che si comprava i voti. 1912. 1912. Insomma, dovremmo sempre affidarci sul buon senso e sulla correttezza delle persone, ma insomma, l'unanimità in questo non c'è mai in nessuna cosa, figuriamoci nel buon senso e nella correttezza e nella lealtà. Professore, cosa è importante dire ancora sul Rosatellum? Ma allora, che sicuramente è un sistema che nel 2018 non ci ha portato a un risultato soddisfacente, perché noi abbiamo visto che nel 2018 Sì, è vero, abbiamo perché è la avuto. seconda volta che votiamo con Rosatellum, ovviamente questa volta, quello che ho detto all'inizio, c'è la novità del Parlamento Del che è quasi taglio. dimezzato, esattamente, giusto Sì. per... Però nel 2018 ricordiamo che non si riuscì a formare subito un governo, il governo Gentiloni restava in carica, ci fu tutto l'affanno per dare il mandato a Conte, poi darlo a Contarelli, poi darlo ancora a Conte, i mandati esplorativi, tutti ricordiamo gli 88 giorni per arrivare al primo governo Conte, che poi è un governo che aveva mescolato una parte della coalizione che aveva vinto e il partito che aveva vinto. Poi ricordiamo che c'è stato il Conte 2 con una maggioranza completamente diversa e poi il Draghi con una maggioranza ancora diversa. Quindi che cosa ci ha dato il Rosatellum per ora? Fragilità, instabilità governativa. Noi che cosa dobbiamo sperare? Sperare in un sistema che funzioni, perché un sistema che funziona ti dà un governo che prende decisioni e
in quel modo risolve i problemi. Problemi di questi mesi, rigassificatori, termovalorizzatori, non si possono stare mesi, settimane a dire sì o no, o si fanno o non si fanno. Se si fanno, si fanno e si fanno rapidamente, se non si fanno, si trovano altre soluzioni. Però il governo deve anche decidere, ecco. Certo, il discorso è che in questo momento ci sono tanti elementi che vanno a unirsi, al di là delle tante cose che bisogna fare, i problemi economici, le tensioni geopolitiche, il controllo dell'inflazione, insomma, veramente molto, e infatti serve concretezza. Diciamo che, come ha detto lei, professore, non esiste la legge elettorale perfetta, ma dovrebbe esistere la classe politica perfetta. Adesso lo dico sorridendo, la perfezione non esiste, però è lì che dobbiamo puntare, poi al di là di comprendere anche cose più tecniche come queste. Allora, Manuela, ha pienamente ragione, noi dobbiamo impegnarci per partecipare di più, per studiare, per essere consapevoli e fare la democrazia. Sì, me ne sto in poltrona tutto il giorno e non faccio altro che criticare attraverso i social, faccio pochissimo. Io, se le cose non vanno bene, devo impegnarmi. E impegnandomi, certo, sono uno su 47 milioni, però, che sono i votanti in Italia, però qualcosina la posso fare. Quindi è importante, la democrazia è questa, è importante partecipare, è importante fare. Poi ricordiamo, le critiche sulla classe politica le ritroviamo anche in Platone, in Aristotele, quindi è un problema antico. Assolutamente. I più giovani hanno intenzione di votare, visto che lei ha a che fare con i più giovani anche, tra gli altri, insomma? Una delle cose curiose di questi giorni è questa campagna elettorale su TikTok, no? Esatto. L'idea di scendere su TikTok, che è uno strumento anche per comunicare. Anch'io ho provato ad avere un profilo TikTok negli ultimi mesi per cercare di raccontare un po' il voto, le cose. È un mondo interessante. Sicuramente ci fa capire che ormai la campagna elettorale non va più fatta con i comizi, ma va fatta con i social. Certo, io vedo negli studenti, i miei studenti l'anno scorso erano del 2002, del 2003, quindi persone che adesso poi andranno a votare per la prima volta, non è che abbia visto grande interesse e grande passione politica dai giovani. Quindi sicuramente un altro tema su cui lavorare tanto è quello di cercare di rendere i giovani più consapevoli del loro ruolo rispetto alle elezioni. Allora, c'è già chi probabilmente lo fa, però facciamo così, si sa mai, io faccio delle pillole per facilitare la comprensione della finanza, faremo anche delle pillole per facilitare la comprensione di temi come questo, professore, ma lei lo fa già, perché lei, insomma, non a caso l'ho chiamata, l'ho disturbata proprio per raccontarci. Manuela, facciamo una cosa, senta, andiamo insieme su TikTok. Va bene, assolutamente, assolutamente. Va bene? Allora, chissà, prossima sfida è questa, ce ne sono tante, ne aggiungiamo una anche noi. Grazie, professore Alfonso Celotto, è sempre molto utile, ci sentiamo presto, professore. Esatto, diritto costituzionale Università Roma 3, assolutamente sì, buon lavoro. Grazie, buona giornata. Grazie, buona giornata.